Bentornati sul canale e benvenute in un nuovo video. Oggi parleremo di come essere carine ma comode e calde in inverno senza morire di freddo. Vi mostrerò alcuni look che secondo me sono adatti per questa stagione che ho scelto sul sito di Shein. Questo video è in collaborazione con il brand, in particolar modo con la loro linea premium Motif, che appunto propone capi di qualità con materiali pregiati, quali possono essere lana merino, cashmere, seta, ma ad un prezzo super abbordabile. Vi lascerò tutti i link di riferimento dei capi giù nell'info box, così potete andare a sbirciare, e un 15% di sconto che vi lascerò qui, che è valido sia sulla linea Motif che su tutto il sito di Shein, quindi potete scegliere qualsiasi cosa. Io adesso vi lascio al video e ci vediamo dopo. L'unica soluzione per essere carine ma allo stesso tempo comode e calde in inverno sono le tute, ma non le classiche tute sportive, ma quelle in maglia, come questo completo qui che ho scelto, color bianco a costine in viscosa, davvero caldissimo e allo stesso tempo super comodo. E secondo me, se abbinato nel modo giusto, come ad esempio con un trench al di sopra oppure un cappotto lungo, può essere davvero molto molto carino e sfruttabile in diverse occasioni. Il materiale è fantastico secondo me, non è né troppo sottile e né troppo spesso, non è assolutamente trasparente come potete vedere. E mi piace veramente tanto. La maglietta è crop e ha il cappuccio così, la manica che scende in questo modo, mentre i pantaloni diciamo che sono un pochino lunghi se siete alti come me, 1,60 m, però nulla che non si possa risolvere con un risvoltino qui in vita. Io ho scelto una taglia S in modo che così potete regolarvi e come vedete è morbida ma non troppo. Ecco qui l'effetto a figura intera, a me fa impazzire, da quando l'ho presa l'ho indossata davvero tanto, credo dalle 3 alle 4 volte già. E anche la maglia spezzata dal pantalone secondo me è molto carina, con altri look, quindi questa assolutamente approvata. Per il secondo look ho scelto questi pantaloni in ecopelle beige a vita alta e crop, quindi questi sono adatti se non siete altissime. Come qualità li ho trovati davvero buoni, sono disponibili anche nella variante nera, però secondo me così rendono molto di più. Morbidissimi al tatto, non emanano cattivo odore, vestono bene, all'interno sono leggermente pelusciati, quindi hanno quella sorta di touch in suede, quindi sono anche abbastanza caldi addosso. Io ho scelto una taglia XS, quindi una 38 italiana, questa è la vestibilità, ha le tasche agibili lateralmente e poi sul retro invece quelle finte. Devo dire che mi piace veramente tanto abbinato così magari a una magliettina bianca. Questo qui è il look completo, avevo pensato appunto di abbinarlo in questo modo, secondo me nel complesso ci sta molto bene, ovviamente si possono anche cambiare le scarpe, io in questo caso ho messo le Air Force, però nulla toglie che possiate mettere qualcosa di più elegante. Comunque sono davvero molto comodi, come vedete, abbastanza stretch. E niente, sono rimasta davvero contentissima, non me l'aspettavo che fossero così belli. Altra soluzione per essere carina ma calda in inverno è quella del maglione vestito. Non so voi, ma io in assoluto è quella che preferisco. Ho scelto in questo caso questo vestito in poliestere riciclato color tortora con il collo alto. Io poi ho deciso di accentuare il punto vita con una cintura in modo che così risulta anche leggermente più corto e sul mio fisico sta decisamente meglio. Anche questo è bello comodo, è caldo, ho scelto una taglia S e questo diciamo è come mi sta addosso. Ho completato il look aggiungendo un blazer doppio petto nero e un paio di stivali over the knee, a cui al di sotto poi ho messo le parigine in cashmere per stare più caldo e una borsetta nera. Nel complesso questo look mi piace tantissimo, il maglioncino è veramente morbido, non pizzica per niente, è disponibile anche in altri colori, mi piaceva anche nella variante panna, però così diciamo che è diverso e non ce l'ho nel guardaroba, quindi mi sono detta perché no, fatemi sapere che cosa ne pensate giù nei commenti, comunque per me è top.
Come ultimo capo ho scelto questa maglietta a collo alto, a righe bianche e nere in lana merino. Ho scelto una taglia S, questa ha una vestibilità abbastanza stretch, disponibile anche in altre colorazioni, addosso non pizzica assolutamente, morbida e calda e adatta veramente per svariati look, per andare a stratificare oppure per essere proprio da protagonista. Questa sta bene al di sotto di una felpa, al di sotto di una giacca, un blazer. Veramente ragazze è molto molto versatile, secondo me è un capo indispensabile da avere in inverno, soprattutto se amate avere qualcosa di caldo ed avvolgente intorno al collo. Questo qui è il look completo, così ho deciso di abbinare questa maglia in maniera un pochino più rock. Diciamo che questo accostamento non l'ho mai fatto prima d'ora, ma mi piace da impazzire, mi piace veramente tanto. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. Comunque questi erano i 4 look in totale. Questi erano i 4 look che ho scelto sul sito di Shein. Fatemi sapere come al solito che cosa ne pensate giù nei commenti. Io ne sono rimasta davvero molto sorpresa. Ho già provato in passato alcuni capi del sito di Shein e alcuni mi erano piaciuti, altri un po' meno. Ma questi devo dire che mi piacciono sia per quanto riguarda la qualità, che sicuramente è molto superiore, e sia per quanto riguarda proprio la vestibilità. Quindi sapete insomma che io sono sempre molto onesta per quanto riguarda le recensioni e vi consiglio esclusivamente ciò che effettivamente mi piace, al di là della collaborazione. Quindi ragazzi, questo è tutto per oggi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un pollice in su. Se ancora non siete iscritte a questo canale, mi raccomando, iscrivetevi per supportarmi. Io vi mando un super bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!